che noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore, e splendi a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Ogni anno ci troviamo in questo luogo per commemorare il nostro caro concittadino Giulio Rivera, che la mattina del 16 marzo 1978, 44 anni fa, venne ucciso in via Fani insieme ad altri suoi 4 colleghi. Vogliamo ricordarlo ogni anno per non dimenticare mai che se oggi viviamo nella libertà e nella democrazia, questo lo dobbiamo a chi, come Giulio, ha dato la vita per questi valori. Oggi i nomi degli agenti uccisi devono riecheggiare in tutti i luoghi ed anche tra i giovani e nelle scuole, perché sono esempi da condividere soprattutto con le giovani generazioni che non hanno vissuto quei tragici anni, ma che hanno il diritto e il dovere di conoscere. Per questo, insieme alla preside, che ringrazio, abbiamo fortemente voluto la partecipazione degli alunni della nostra scuola di Guglionesi, che ospita ragazzi provenienti da tutti i paesi del circondario e anche da regioni limitrofe, perché possono vivere e comprendere con noi questa ricorrenza. Perché, ho visto la presenza di Filippo Boni, io volevo ricordare e prendere spunto dalla prefazione del suo libro fatto da Mario Calabresi, figlio di Luigi Calabresi, commissario di polizia, anche lui qualche anno prima ucciso dai terroristi. Una frase che ha scritto sul suo libro: la memoria, come che ha il compito della memoria è quello di restituire alla comunità il valore di una vita e la forza di un esempio. Un pensiero commosso di profonda solidarietà va ai familiari di Giulio, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri qui presenti, con la certezza che Giulio è e resterà sempre dentro di noi.